E là, salve a tutti, sono ThePlayer96. Eccomi qui ritornato con un nuovo video della serie della Technic in cui finiremo il salvavita per i nostri motori. Allora, cominciamo subito con il fare questi aggeggi qui. Vediamo se li trovo, Se li trovo. Allora, ci serve l'RS latch. L'RS latch, quindi 15. Allora, ovviamente ragazzi, sto usando una texture pack, è la Fateful qualcosa. In più ho aggiunto tutte le parti della texture aggiuntive per le mod presenti nel mio pacchetto. Vi lascerò, se mi ricordo, il link in descrizione da cui scaricare. Sì, vabbè ragazzi, dai, non mi ricordo più niente di cosa devo dire. Ogni volta che comincio a registrare, devo dire delle cose e poi me le dimentico. Allora, cominciamo subito. Ci prendiamo un po' di redstone, e andiamo qui. Allora, facciamo tipo, che ne so, 5 di queste, 4 di queste, 8 di queste, 18 di queste. A posto. Poi, quali ci servono? Vediamo dov'era. L'RS latch, qui. Allora, 4, 2, perfetto. Questi ne facciamo mezzi così. Ok, e gli altri li mettiamo qui. Facciamo così, così. No, ragazzi, che sto combinando? Si facevano così. Sì, perfetto. Oh, ci facciamo tutti questi. Poi ci servono due cathode. Niente ragazzi, ho bisogno di più torce. Oh, qua. Allora, facciamo così. Stavo vedendo un attimo quanti cathode ci servivano. Ne servono 6. Esattamente, 6. A posto. Ora, questo qui si fa così. Ragazzi, come avete visto, se quando siete nel coso qui, nel coso della crafting dalla Nei, premendo sul punto di domanda vi darà l'impronta di come deve essere craftato, così evito di farvelo rimettere ogni 100.000 volte che non vi ricordo, che magari non. Ah, vabbè. Ragazzi, sto zitto che è meglio, va? Allora, ci serve, no, land gate, che si fa così. Allora, questi qui. Questo qui, le due curve e due normali. E abbiamo l'end gate. Perfetto, ragazzi, abbiamo il tutto. Allora, questi ce li ho, quindi andiamo a depositarli un attimo qui, così se ne partono. Ci lasciamo anche la torcia che non serve, intanto. Ah, ok, perfetto. Allora, andiamo qui dai nostri motori. Andiamo qui dai nostri motori, spacchiamo il dietro. Aizzo, è notte. Vabbè, non importa. Allora, a me serve costruire una stanzetta qua dietro, quindi ragazzi ci vediamo. Ok ragazzi, eccomi qui, mi è appena entrato uno zombo in casa. Oh, quanti ce ne sono. Ragazzi, dopo devo fare la porta in ferro, ricordatemi voi. Oh, io! Madonna che paura ragazzi. Che diavolo vuoi? Allora, rimettiamo la porta e torniamo di là. Ho appena finito di creare la stanzina. Mettiamo via questa roba che non ci serve e andiamo qua. Oh, piazzichiamoci qualche torcia in giro. Perfetto. Allora,
Cosa ci serve adesso? Ci servono questi tubi qui. E io, ragazzi, se non dimentico qualcosa. Allora, andiamo qui, ci servono un po' di questi cavi. Ci servono i nostri iron and gate, perfetto. Allora, questi ragazzi andranno piazzati qui. Andranno piazzati qui, così. Ok, ragazzi, scusate per l'interruzione, intanto ho riverniciato le pareti. Allora, a noi servono questi tubi qui, quelli che abbiamo fatto l'altro giorno. Allora, io li farei passare da sopra così non danno fastidio e scendere qui. Perfetto. L'altro va messo qui, sull'ultimo. Allora, ci serve questa redstone che abbiamo visto l'altra volta, questo cavo che va a piazzicarsi su questi tubi. Allora, voi ragazzi non so se lo vedete, infatti è chitelo chi. Lo sto pianzicando per farlo arrivare in fondo. Perfetto, si è andato lì a collegare. Dobbiamo collegare tra di loro anche tutti questi. Così. Così e così. Perfetto, adesso sono tutti collegati tra di loro. Allora, cos'è questo filo, ragazzi? Noi dobbiamo dirgli che quando i motori sono arancioni deve dare l'impulso alla redstone. Ora, giusto per farvi vedere un esempio, quando sono blu, io gli dico che deve dare l'impulso a questo filo. Infatti, come vedete, si è acceso. Ora, mettiamo un attimo così. Andiamo qui. Dobbiamo dirgli che il segnale della redstone deve fare come una. Questa qui deve dare l'impulso della redstone, come se fosse della redstone. Ora voglio vedere se funziona. Perfetto. Allora, facciamo così. Andiamo qui. Ci mettiamo questa roba qui. Perfetto. So perché ragazzi con alcuni strumenti mi dà questo cubo grigio in mano, ma non importa. Allora, a noi servirà sempre questo che lo piazzichiamo qui. Lo piazzichiamo qui. Ci mettiamo sempre la frequenza 1. Ora è acceso, andiamo un attimo a spegnere. Dai, fammi passare. Perfetto. Allora, cosa ci servono adesso? Ci servono i nostri. Allora, ho fatto la stanza piccola, allora. Vabbè. Ci mettiamo il nostro RS latch e il nostro AND gate. E ci colleghiamo questo così e questo così. Perfetto. Ora. Ci serve, allora mi sistemo un attimo qui. Aspetta, queste non servono. Mi serve il cacciavite, eccetelo qui, e dobbiamo girare questo. Se mi ricordo più come si girano. Allora, non è che è a mani nude? Serve la wrench? No, nemmeno. Anzi, come si fanno a girare questi? Prima bastava cliccarli col destro. Ragazzi, come faccio? Allora, intanto facciamo questa roba qui che non avevo ancora fatto. No, qui non va bene. Qui non va bene, glielo facciamo qui. Perfetto.
Sì, perfetto. Allora, intanto ci servono due pezzi di stonna, che c'è gli occhi, e facciamo un pulsante. Perfetto. Oh, dove sono? Qua. Andiamo qui dietro, ci mettiamo il pulsante qui e la red. No, 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 no. Così non leva ben. Non leva ben. Allora, vediamo se abbiamo delle cover qua dentro da qualche parte. Ottimo, ottimo. Perché non dobbiamo far collegare la redstone ai nostri motori. Facciamo così, così. E così. Oh, mi tocca far così, ragazzi, perché no. Ma non ci credo, ragazzi, non mi basta la redstone. No, no, no. Allora, ne abbiamo da qualche parte? Ovviamente no. Ovviamente no. Allora, vediamo magari di staccarla da qualche parte. Tipo. No, se io faccio così. Ok, pirla, è la stessa cosa. Allora. Poi ragazzi sono pirla perché basta che faccio così. Basta che le fetch così. Perfetto. E abbiamo qui il nostro tasto. Ora, proviamo a girare questo in questo modico. Se schiaccio il pulsante quello si gira. Questo deve dare l'impulso di lì. Ok, allora, vediamo di lasciare un attimo questi accesi per vedere. Allora, facciamo finta che, no, l'impianto sia saltato. Perfetto, questo si stoppa, non invia il segnale a questo e non si accendono i motori. Se faccio così, perfetto, non invia l'impulso. Ora, se io per esempio metto così e schiaccio questo, quello si gira e invia l'impulso. Ma vuoi vedere che non era questo? No, no, ragazzi, è questo, sì. Però non capisco più come si fanno a girare. Perché come faccio a dare l'impulso a questo? Come le fetch? Ah, io dovrei avere la wrench da qualche parte, magari bisogna usare quella. No. Perfetto, ragazzi, non so più come girare quell'aggeggio lì. Ah, ma vuoi vedere che serve? Che serve? Questo qui ha una BT Battery Brass Smeraldo. Si fa così. Allora, proviamo ragazzi, proviamo. Così vediamo anche questo nuovo oggetto che non ho mai fatto vedere. Servono 6 di queste, 2 copper e una tin. Perfetto. Poi ci serve un brass e uno smeraldo, giusto giusto. Guardate un po', ragazzi, che culo. Allora, facciamo velocemente la batteria. Oh, batteria, brass e smeraldo. Perfetto.
Questo qui, ragazzi, va a corrente, quindi dobbiamo andare a ricaricarlo qui dentro qui. Non va a corrente. No, ragazzi, perché devo continuare a fare queste figure di merda? E con cosa si ricarica allora? Vuoi vedere che si ricarica con questo? Con questo. Vabbè, non importa. Allora, andiamo un attimo a vedere se questo qui ci permette di girare quegli aggeggi. No, perché non funziona ovviamente. Perché è scarico, ma come si ricarica, ragazzi? Dicetemelo voi perché io non lo so. Come faccio a ricaricarlo? Se qui non ci va. Bah. Pure mi ricordo io che si caricava qui. Vabbè, non si vuole ricaricare. Ragazzi, io non so cosa fare adesso. Perché se non sbaglio si ricaricava, cioè si poteva girare anche con quello. Ma se non posso, non so come fare. No, niente, non posso girarli. Scusate un attimo, ragazzi, eh. Dopo butto via il tutto. Allora. Vedere un attimo qui ripite. Sì, questi li posso spostare. Perché quelli no? Ma vuoi vedere che era questo? No. Oh sì, no. Sì, dove il cavolo l'ho messo? Facendo solo una prova, ragazzi, eh? No, guardate, guardate, guardate. No, aspetta, ma così non dovrebbe funzionare. Perché è come se l'impianto è scattato. Così l'impianto era saltato, ma perché qua è rimasto acceso? Facciamo un attimo così. No, questo non è. Ragazzi, vado un attimo contro. Ok, ragazzi, perfetto, era una cavolata. Allora, era cambiato un attimo il funzionamento dell'end gate. Infatti adesso funzionava con se attivato da tutti e tre i lati. Infatti, come vedete, mi è toccato mettere una torcia redstone qui, così ha fatto accendere questa qua. C'è l'impulso di questo, che è la nostra leva principale, l'impulso di questo dato dal tasto e l'impulso della nostra torcia. Infatti, come vedete, si sono accesi i motori. Ora, facciamo caso che
Facciamo finta che questo è il primo motore, arrivi all'arancione. Io adesso lo metterò blu soltanto per farvi vedere. Fate finta che sia arancione. Lì, la redstone qui, la pipe, si attiverà e fa girare questo che praticamente non dà più il terzo impulso, infatti come vedete l'unica accesa è questa, e non fa arrivare la corrente ai motori. Ora, se noi proviamo a premere, l'impianto non parte, come potete vedere. Questo perché? Perché il motore è ancora blu, come vedete. Se invece noi lo mettiamo giallo, facciamo finta che adesso si sia raffreddato e sia tornato blu, e premiamo il tasto, dov'è? Qua. Questo qui si rigira e fa ripartire questo. Ora è il tempo che si scaldano i motori, ragazzi, ecco il tele-key, e ripartono. Qui adesso non avremo più problemi di far esplodere i motori, controllare sempre l'acqua, perché farà tutto da solo. Allora, mettiamo via questa roba che non ci serve. Questo qui che non ho ancora capito come si usa. Andiamo un attimo qui. Che poi qui adesso che sto vedendo posso buttare giù questa roba. No. Pirletta. Allora. Ci mettiamo questi così. Qua si può anche chiudere. Sì. Allora, chiudiamo il tutto qui. Ovviamente non là sotto. Facciamo così. Il pulsante qui e la redstone qua. Perfetto, ragazzi. Perfetto, abbiamo finito questo impianto. Andiamo a mettere via questa roba qui. Direi di metterci anche una porta lì. Facciamo così. Perfetto. Ecco. A proposito, adesso li faccio buttare giù quella porta, così evito di abbatterla io. C'è nessuno, vai via. Allora, facciamo due tasti. Ammazziamo sto tizio qui che ci entra in casa senza permesso. E facciamo la porta. Sì, proprio giusto l'hanno fatta. Allora, andiamo fuori. La mettiamo qui, ci mettiamo il tasto qua. Perfetto. E il tasto qua. Ottimo. Che questo non serviva, ottimo, il cavolo, ottimo. Perfetto, ragazzi. Abbiamo fatto altri due nuovi impianti. Sì, vabbè, tralasciando la porta che io l'ho chiamato impianto per il momento, ma non importa. Allora, direi che per questo episodio è tutto, il cavolo, perché bisognava farlo su tutti questi. Anzi, per fortuna che mi sono ricordato, se no i motori facevano un bel pum. Ah, mettiamo sempre che arancioni. Così. Arancioni. Così. Perfetto, ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo finito, vediamo se riesco. Se riesco a fare una cosa del genere. Perfetto. Così, così, così. E qua possiamo trasformare. Perfetto. Oh, direi che per questo episodio è tutto. Da The Player 96 è tutto. Ciao a tutti.